Come vi condisce questo Covid? In paese qui c'era diversi casi, ma fortunatamente in casa nostra non è entrato. Speriamo bene tutti, via. Allora, fatemi sapere qualcosa se ci siete. Oddio. Stasera il mio computer ha fatto capricci, che ce n'abbiamo uno nuovo. Serena, non vedo nessuno. Allora, cominciate a arrivare, eh? Bene. Fatemi domande e ve lo dico ancora. Io l'entità non le chiamo, vengono quelli che vogliono. A volte vengono, a volte no. Ma ora è un periodo che sto lavorando tanto con altre cose. Sto lavorando tanto con la pranoterapia a distanza e funziona. E spero dopo di poter avere dei riscontri. Così lo sapete anche voi. Messaggi ancora niente. Forse arrivano qui. Non, se non mi fanno domande io non so cosa dire. Ah, una cosa volevo dire, bisogna che stia attenta in queste sere a guardare il mio Monteserra, perché il faro è 3 o 4 giorni che è spento. Io la notte mi metto a guardare un po', ma per ora non ho visto ancora niente. Spero che mi mandino qualche messaggio anche con le famose luci, perché si manifestano solo quando il faro è spento. Il faro è spento e ora, a dire la verità, non chiedo nemmeno che venga riacceso. Perlomeno prima vorrei avere qualche contatto. Io no, vedo che siete tanti, però non vedo nessuno da questo computer. Che non vedo neanche se mi fate delle domande. Era tanto tempo, che non ci si vedeva. Quanti siete? Sì. Ecco, allora questa Roberta deve stare qui vicino a me perché si è vista anche lei che fa respinto. Grazie a tutti, mi fate sempre tante feste, mi fa piacere. Era tanto che non ci si vedeva, ma la cosa è slittata. Dunque, leggimi qualche messaggio bellino. Io vorrei che potesse intervenire Elena, la signora Elena, per una testimonianza di una cosa che gli dissi l'anno scorso, che non ci sperava più, invece è successa e sono contentissima per lei, però vorrei che ne parlasse lei. Ecco. Forza, fatemi delle domande che io, così se no cosa vi dico? Cosa vi dico? Che ci sono un sacco di novità e io spero che, dato che ne abbiamo avute tante brutte, che ne venga qualche. Ecco, fa piacere.
Ciao a tutti, a Enrico, alla signora Anna Torre e a tutti quelle persone che mi stanno seguendo, ma non solo stasera, perché della verità mi fate compagnia spesso, tutti i giorni, a tutte le ore, e io appena posso rispondo a tutti. Però anch'io ho la mia vita, poi sapete. Ho una bambina piccina, una nipotina che mi prende un po' di tempo, eh. Basta, chiedimi l'amicizia e guardiamo se posso aiutarti, ti aiuto volentieri. No, in questo momento non sento nessuno. E io non dico le bugie, ve l'ho detto mille volte. Io quando viene qualche entità, se la sento, la vedo e ve lo dico. Però a me non mi riesce a inventarmi le cose. E dire che c'è qualcuno e poi non c'è, no. Quando ci sono, volentieri mi piace anche questo. Stamattina c'era un uomo abbastanza giovane. Non mi diceva niente, l'ho visto di sfuggita, ma l'ho visto. E mi stava lì sulla porta e mi controllava, come se dovesse dirmi qualche cosa, però poi forse perché è stata una mattinata che non stavo proprio benissimo. È venuto, mi ha guardato, è stato qui 5 minuti e poi è andato via. Probabilmente è un'entità che tornerà nei giorni prossimi. Non lo so com'era, era un uomo abbastanza alto, con i capelli un grigio chiaro, ma no, anziano, era abbastanza giovane. Una persona snella. Tornerà, sicuramente tornerà. Grazie. Anch'io sono una nonna, eh. Sono una nonna di due belle nipotine. Se vai così veloce non vedo niente. Allora, la pranoterapia a distanza funziona che voi mi mandate anche in privato, una fotografia della persona che ha bisogno di aiuto. Io faccio l'imposizione delle mani sulla fotografia. La fotografia me la mandate sul computer. E sicuramente mi sentite perché c'è subito un miglioramento. Certo, per le cose che non si possono guarire con la pranoterapia, no, miracoli, io non li so fare. Però per le cose c'è stato delle persone con delle bruciature, delle persone con delle ferite che non si chiudevano, persone con dolori in varie parti del corpo e l'ho potuta aiutare, persone con la SLA che sono state meglio, certo, non possono, cioè, non guariscono, però stanno meglio. E per le malattie più importanti, purtroppo, la pranoterapia si può sentire un po' meno il dolore fisico, però la malattia non scompare, questo io lo voglio dire. Poi questa cosa funziona abbastanza, anzi molto, sui bambini che hanno difficoltà a dormire, sui bambini che sono molto molto vivaci per tenerli un pochino più calmi, non addormentarli, tenerli un pochino più calmi, un pochino più tranquilli. E per i bambini c'è stato anche tanti casi con bambini che hanno avuto problemi di pipì a letto, anche grandi, perché succede che smettono presto di avere questi problemi e poi magari per uno spavento, o per tante cose che può avere un bambino, anche per la voglia di non andare a scuola succede queste cose qui. E
hanno aiutati tanti di questi bimbi e questo è importante, ma non per il fatto che la mattina bisogna cambiare lenzuola, no, è per il bambino che si sente una persona inferiore quando succedono queste cose e purtroppo invece succedono e non bisogna brontolarli perché c'è sempre una ragione quando succedono queste cose qui. Come vivo con le presenze? Vivo bene perché ormai ci sono abituata, ci sono anche in casa. Ora si fanno sentire un po' meno quelle che abitavano in questa casa, però basta non aver paura, bisogna aver paura dei vivi, non dei vivi nell'altra dimensione, perché nell'altra dimensione non ci fanno del male, anzi. Possono provare, ma è loro che ti fanno venire giramenti di testa o te che hai paura? Perché non devi aver paura, assolutamente. Me la mandi su WhatsApp la fotografia. O me la mandi privata su Facebook, non c'è problema. Sì, Roberta, ci parlo, sì. Ci parlo, mi rispondono. A volte le vedo, a volte le sento, a volte intuisco che ci sono, ma non le vedo, però sento la presenza. Ma non ho paura. Buonasera, Cecilia. Oh. Elena, vorrei che tu dessi la tua testimonianza, sarebbe così bello per me. Ma non per farmi grande, per far vedere che quello che dico è vero. Perché tanti possono non crederci. Sì, manca, si fanno capire. Cosa vogliono, se hanno bisogno di qualcosa, ma più che altro loro non hanno bisogno di niente, loro hanno bisogno che noi si sia tranquilli, che noi si viva la vita, questa vita, perché loro vivono un'altra vita e di là c'è vita e vogliono rassicurarci in continuazione, perché specialmente in questo periodo che c'è tutta questa gente che viene nell'oltre, no, noi che siamo di qua ci siamo spaventatissimi e loro vogliono rassicurarci con queste visioni, con questi messaggi che ci mandano, perché di là c'è un'altra vita. Allora, mandamela, hai la mia amicizia, Marta, se no dopo quando è finita la trasmissione ti do subito l'amicizia e me la mandi privatamente. Poi se vuoi il numero poi te lo mando. Ho sentito stasera al telegiornale che diceva che bisogna abituarsi a questa influenza, che il Covid è solo un'influenza. Ci sono sempre stati i morti per l'influenza, che l'influenza è una vera malattia. Ora, può essere tutto, però io non mi ricordo che per un'influenza ci fossero stati tanti morti in questa maniera qui. Io non voglio spaventare nessuno, ma per me questa è una guerra fredda. Però questa cosa qui, perlomeno a me, ma anche altre persone, ne avevano già parlato, ma da tanti anni, non è una cosa
che è venuta fuori ora, a noi ce l'avevano detto una trentina d'anni fa, che si stava preparando una cosa grossa, una cosa importante, che sarebbe successo, che sarebbero andate via tante persone e poi dopo le cose si sarebbero ristabilite. Ora, io spero un bene in questo vaccino, anche se dico la verità, io del vaccino ho un po' paura, però non sono più giovanissima, ho qualche problemino e tutti i medici consigliano di farlo. Prima dicevano che veniva per un altro anno, poi, insomma, sempre più anticipato, ora addirittura prima di Natale ci sarà questo vaccino. Bah, si guarderà se farlo o no, eh? Ci sono gli spiriti bassi. Mi è capitato qualche volta, ora no, perché non ho più la compagnia giusta, però per tanti anni abbiamo fatto tante sedute medianiche, avevo il mio cenacolo e era una cosa bella, ci si ritrovava e qualche volta è venuto anche qualche spirito basso. Però basta convincerlo perché questi spiriti bassi. Io vi dico quello che mi hanno detto a me. Sono de delle entità che quando vanno nell'oltre non vogliono pentirsi di quello che hanno fatto nel mondo di qua. Siccome siamo tutti umani e tutti facciamo tanti sbagli, e quando si arriva di là, che di là è tutto bello, di là c'è una scala, perlomeno a me mi hanno fatto capire che c'è questa scala che sale, sale, sale. E con più si sale, con più si viene consapevoli di quello che abbiamo fatto e se siamo pentiti si va sempre più in alto. Ma se una persona non vuole rendersi conto, non vuole capire, non si vuole pentire di quello che ha fatto, rimane in basso della scala. E allora in basso della scala ci sono le anime che non sono spiriti ancora evoluti. E allora bisogna pregare per questi spiriti perché poi possono andare, possono, si rendano conto, si pentano di quello che hanno fatto e salgono questa scala. Io non credo che ci sia l'inferno, perché l'inferno è di qua. Però non è un inferno come ci facevano credere da bambini con le fiamme, col diavolo, però è un punto dove non si va né avanti né indietro. Siamo fermi lì e non ci si vuole evolvere. Invece bisogna evolversi, bisogna salire questa scala, bisogna andare vicino al Signore, dove c'è la pace assoluta. No, ma Tiziana, mi piacerebbe parlare con questo bambino. Forse non le avete trasmesso questa tranquillità. Gli ho detto solo per tutte le cose giuste. Non gli va detto che esiste il diavolo, di mettergli paura, poverini. No, no. Poi questo bambino quanti anni ha? Perché sul primo sviluppo, sul secondo sviluppo, perché fino ai 3-4 anni i bambini li vedono l'entità. La mia nipotina, l'ho detto tante volte, giocava con il muro, gli dava i biscotti, e perché vedeva dell'entità. Effettivamente in questa casa c'era una bambina e ora non c'è più, però c'è stata per tanti tanti anni e mi faceva tutti i dispetti questa bimba e la mia Sara ci giocava con questa bimba, giocava nel muro e le dava i biscotti, lei la vedeva, poi quando è cresciuta non l'ha vista più perché poi scompaiono e semmai si ripresentano in età più adulta.
Comunque non fategli paura a questo bambino, anzi mi piacerebbe parlarci e tranquillizzarlo. Verranno i messaggi, Tiziana, te li mando, eh. Volevo leggere quello di... Ecco. Mi scrivi, Marta, e poi io ti mando anche il numero di telefono, eh. Allora, altre domande? Lina, non l'hai ancora vista la bimba, non hai ancora avuto modo di comunicare con lei? Prima o poi si farà sentire. E come si fa a sentire con voi, direttamente con voi, siete più consapevoli che vi dicano le cose giuste. Perché non tutti poi raccontano le cose giuste. Quelli di qua, no? Quelli di là, dicono sempre le cose vere. Poi. Ma non c'è nessuno di questi signori che sono stati meglio, non dico guariti, ma stati meglio. Nessuno vuol dare la testimonianza, farebbe piacere. Perché mi chiamate, mi telefonate, mi dite che state meglio, che questa cosa è passata, quell'altra è andata meglio. E poi... Dunque... Hai visto Lori? Aveva paura il tuo bimbo? No. Ciao, ciao Andrea. Lo ripeto, Filomena, la prana a distanza funziona che te mi mandi in privato una foto tua o di chi ha bisogno, mi mandi questa foto e me la lasci in privato. Io tutti i giorni ti dedico quel tempo e che non lo decido io il tempo che ci vuole per il tuo problema, ma lo decidono le mie mani. Non decido, io non decido niente. Io appoggio le mani sul video, quando sento che non c'è più energia le levo e te poi mi dici che come sei stata? Per la depressione è un po' più difficile farla a distanza. Dalla depressione si lavora meglio con la persona davanti. Però intanto prova a mandarmi una foto, io provo a fare quello che so che mi dicono di fare, perché ve l'ho detto tante volte, non dipende da me, io sono telecomandata. È come se qualcuno mi muovesse le mani, mi dice dove metterle, quanto tenerle, e poi io le levo. E poi voi mi dite, t'ho sentito, hai ragione, eri a quell'ora, eri da me, sì o no? Ma voi lo sentite subito, perché vi sentite subito un qualcosa, o caldo, o delle tipo scosse elettriche, ma non scossette leggere, però che funzionano. Roberta, prova, prova, ma mandatemele. Io tutti i giorni dedico tempo a queste cose. No.
Roberta? Mi fa piacere, Roberta, mi fa piacere, piacere. Quando vuoi, casa mia è sempre aperta. Ora non si può, eh? Ora siamo in zona rossa. Ma poi tanto ritorna gialla, anzi, ritornerà verde. Che Maristella che dispetti mi faceva. E beh, non voleva che stirassi la mattina. Io la mattina attaccavo il ferro per stirare e dopo un secondo ci avevo la presa staccata. Ma staccata dal muro, no? Non con una prolunga che si può staccare. No, 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 direttamente staccata dal muro. E in un attimo. Ma sai quante volte me l'ha fatto? Mi faceva dispetti, giocava con le biglie sul pavimento. Si sentiva la biglia correre e in casa non c'era nessuno. E non ho animali in casa. E le farfalle sono entità che vogliono farsi sentire. Le farfalle, le piume, i cuori. Vai tranquilla, vai tranquilla. Vedi? Vedi Barbara, la tua bimba allora ha continuato questa cosa bella. E non prendetela per matta, a questo dono. E non fategliela andare via. Non lo capisco questo. Leggerò con calma. Dai, prova a mandarmi la foto delle gambe, Sergio. Se mi mandi una foto intera sarebbe meglio, però se mi vuoi mandare anche solo le gambe va bene. I leoni che entità sono? Ecco, come vorresti dire? Io sono un leone. Allora, Rita, la cosa della candela io l'ho spiegata tante volte e quello che mi dici è molto bello. Allora, quando la candela si alza è perché l'entità che te stai cercando è lì vicino a te. Ora, la candela non ti dà una risposta, non ti parla, però ti dice se sì o no. Te a questa candela puoi fare la domanda, possibilmente guardando anche dentro la fiamma, che dentro la fiamma a volte si forma un viso. Allora, non ti spaventare e sii felicissima quando ti si presenterà, perché succederà. Allora, quando te parli con la candela, no? Te la accendi, te la metti davanti e la candela comincia a muoversi a destra e a sinistra. Poi, se ti fai la domanda e la candela si alza, fa la fiamma più lunga, è un sì. Certo, la candela ti dà risposte col sì o no. Però se invece rimane con la fiamma bassa, vuol dire che no, non è il momento, non è il caso che tu insista su quella cosa che hai domandato. Però quando la candela si alza e fa la fiamma bella lunga, è un sì. Ecco Elena, Elena. Allora,
Allora c'era una signora che tempo fa mi ha chiamato perché era molto desiderosa di avere un bimbo, però non era più giovanissima e purtroppo i medici gli avevano detto che non poteva averne. Questa signora mi telefonava angosciata. E io sono una mamma e nonna molto, molto chioccia. E intanto che parlava mi è venuta la mia entità, quella che mi sta sempre vicino, e mi ha detto delle cose. E io le ho riferite subito a questa signora. Mi ha telefonato questa signora un mesetto fa per dirmi che era stato interessante e che stava bene, che era una bambina, come gli avevo detto, e che era felicissima e che nessuno avrebbe mai detto questa cosa. Lei, quando io glielo dissi, era un po' titubante, però ha voluto confermarmi questa grande gioia che nessuno gli dava questa cosa per certezza, perché era impossibile. E invece la mia entità aveva ragione. E hanno quasi sempre ragione. E a volte che noi le ascoltiamo male o non le vogliamo ascoltare. Però queste entità vengono anche da voi, ma forse perché non c'è il tempo, forse perché facciamo sempre le cose di furia, però c'è il modo per mettervi in contatto. E ve l'ho detto, con la candela, con la mano destra sulla spalla sinistra. Mettete la mano così e vi sentite accarezzare. Poi c'è chi prova, fa la scrittura automatica, ma anche lì bisogna prendere le precauzioni, perché se poi viene un'entità bassa, non vi fa stare bene. O pregate tanto, ma dovete pregare veramente tanto, perché poi se no vi fanno i dispetti, a volte fanno i dispetti un po' pesantini. Però voi dovete andare con pazienza. Però basta la candela, basta trovare un cuoricino in terra o da qualsiasi parte. Si formano questi cuori così anche con l'acqua, col sapone, con la pomarola. E sono tutte cose che vi fanno dare un sospiro, perché di là la vita esiste e c'è, e di là non c'è cattiveria, non c'è il Covid, non c'è la paura. Anche le coccinelle, sì. Se siete credenti, pregate. Comunque le entità vengono anche da chi ha un'altra religione, perché poi gira gira le religioni, poi sono tutte uguali. Mariella, io non so decifrare i sogni. I denti rotti, insomma, so che non, probabilmente se non ti faceva male il dente era qualche conoscente che andava nell'altra dimensione. Ecco, hai visto, la fiamma ti ha presentato l'angelo? Bene.
Bene, sono contenta, Vittoria. Lina, l'importante è che tu non pianga, perché se piangi la tua bimba non riesce a raggiungere questa scala, perché ogni volta che te ti disperi e piangi, lei si blocca perché sente il tuo dolore. E lei è di là, è felice, è serena, lasciala percorrere il suo cammino. Guarda che è brutto da dirsi, e te lo dico proprio da mamma e da nonna, però quando una persona giovane va nell'altra dimensione, è perché è talmente tanto pura che il Signore la vuole con sé. Comunque non c'è l'inferno di là, eh? E il Signore perdona tutti. Però anche noi bisogna fare la nostra parte, bisogna pentirci. Lui perdona, però bisogna pentirci. Capisco, capisco il tuo dolore. Renata, perché conosco diversi casi così. Cercherò di aiutarti in tutte le maniere, ma te devi avere tanta pazienza perché non è colpa sua, non è colpa sua se ha cambiato carattere. E domandagli un po' piuttosto se in questi 3 mesi lui si ricorda qualcosa, se ha visto qualcosa, perché a volte ricordano. Maria, sì, te lo rispiego un'altra volta, non c'è problema. Allora, ti accendi una candela e te la metti davanti. Certo, non ci deve essere corrente d'aria, questo lo sai che te. Accendi la candela, possibilmente una candela chiara, perché sono più belle. Accendi questa candela e con questa candela ci parli. Tante volte dentro la fiamma, si vedono dei volti. Non ti emozionare troppo. Perché è successo anche a me in una diretta, di emozionarmi tanto. E questa persona. E con questa candela ci parli. Quando si alza la fiamma, se la fiamma è ferma, vuol dire che in quel momento non c'è nessuno. Poi però te pensa con chi vorresti parlare. Questa fiamma vedrai che comincia a muoversi. Comincia a muoversi prima a destra e a sinistra. Vuol dire che l'entità che te stai cercando sta arrivando. No? Poi quando si riferma la fiamma, gli fai una domanda. E questa domanda però deve essere solo un sì o un no. No? Quando la fiamma si spegne, si alza, vuol dire che c'è l'entità e ti vuol dire sì. Alla domanda che ti hai fatto, lei ti risponde di sì. Se la fiamma invece non rimane bassa, vuol dire che no, non è il momento o non è la domanda giusta o è una cosa che non devi fare. E questo lo puoi fare tutte le volte che vuoi, perché l'entità non sono lontane, sono vicine a noi. È che a volte abbiamo paura a sentirle o crediamo di non poterle sentire, ma noi le sentiamo. Come le sento io? Le senti anche te. Basta provare, capito? Basta non aver paura. Le entità non fanno mai del male.
Se non ti penti, Carlo, rimani in fondo alla scala. Se invece ti penti, puoi salire la scala e poi ti verrà chiesto se sei una persona giovane. No, vai in cima alla scala così. Se sei una persona già d'età, o che hai fatto tante cose sbagliate, tante cose che non dovevi fare, beh, siamo vivi e tutti abbiamo dei difetti e tutti facciamo degli sbagli e magari lo facciamo 2, 3, 4, 5 volte, sempre il solito sbaglio. Allora poi, quando si va nell'altra dimensione, bisogna renderci conto di cosa abbiamo fatto. Allora, man mano che uno si pente, sale questa scala, se la vuole salire. Se non la vuole salire, rimane in basso. Però non ci sono tutti i privilegi che ci sono nella scala in alto. Non c'è l'amore che c'è dove c'è la scala in alto. Poi, quando sei in cima, ti verrà chiesto se vuoi rimanere così, o se ti vuoi progredire, e allora ti viene data la possibilità di un'altra vita. Ma sei te a decidere se vuoi avere un'altra vita, progredire, pentirti del male che hai fatto, degli errori che hai fatto per non farli più. Perché così vai avanti. Omero, non te lo so dire. Strano. È strano questa cosa. Ma semmai degli un paio di preghiere a questo nonno. Allora, Sandra, io quando ero nell'oltre non ho visto nessuno. Però sentivo che non ero sola, ma ci sono stata troppo poco perché avrei voluto capire molto di più. E quando sono tornata, che questo è successo tanti, tanti, tanti anni fa, non mi credevano, perché non erano cose che se ne parlava a quel tempo. Perché queste cose sono venute fuori dopo. Io, prima di fare questo viaggio, non sapevo niente di queste cose qui, del paranormale, dell'aldilà. No. E sicché mi sono riuscita con una signora a documentarmi, perché non mi rendevo conto se ero io che ero matta, che la gente non mi credeva, ma io ero convinta, cioè io sono convinta del viaggio che ho fatto, perché mi sono rimaste delle cose che con un sogno queste cose non rimangono. Poi sono passati tanti tanti anni, io mi ricordo tutta perfettamente del tunnel, del passaggio che sono arrivata a metà, dei profumi che c'erano in quella dimensione, di quella luce che non abbagliava, sicché sono ricordi troppo nitidi per essere un sogno. Poi, ho detto, tramite una signora mi sono documentata, perché questa signora aveva tanti libri di questo genere, e me l'ha fatti leggere, e mi sono ritrovata. Ho detto, allora vedi che non era un sogno, non era una cosa. E poi piano piano mi sono venute fuori ho cominciato a capire tante, cioè delle voci che mi parlavano. E lì per lì, quando succede queste cose qui, ne parli, dici, ma allora cosa sei, schizofrenica? Ma insomma, tutto insieme, non sono mai stata. Mi vengono queste cose qui. Però poi quando mi dicevano delle cose, erano delle cose che io non potevo sapere, erano delle cose giuste che poi si sono rivelate tutte. E allora ho cominciato a crederci.
Ma anche per me non è stato facile, perché praticamente nessuno mi credeva lì per lì. Ora se ne parla e se ne parla tanto, ma quasi 40 anni fa di queste cose c'era il tabù proprio. O c'erano proprio i medium che allora loro sapevano, ma io non conoscevo nessuno di queste persone. E poi invece sono entrata in un giro molto bello, dove ho conosciuto persone che m'hanno fatto capire cosa avevo visto, cosa avevo sentito, e di continuare e di andare avanti. Poi mi hanno dato degli ordini e io questi ordini li ho accettati, perché mi hanno chiesto se io volevo accettare questi. A me mi hanno dato dei doni che io non avevo, però queste entità che io ho trovato mi hanno guarito. Mi hanno guarito che io avevo un tumore alle mani e mi hanno guarito. E non con la medicina ufficiale, diciamoci proprio, perché io avevo già fatto un autotrapianto e purtroppo dopo poco dovevo rifare un altro autotrapianto perché il tumore invece di uno erano tre. Invece con la medicina non ufficiale, anzi con del cavolo, io sono guarita e ho lavorato tanti anni dopo usando le mani, però poi mi è stato chiesto, dice, dato che te sei guarita, ora te devi guarire gli altri. E anche lì sono passati anni prima che io accettassi un compito così. Perché non mi sentivo degna di un dono così grosso? Perché io? Io sono una comune mortale come tutti voi, come tutti, che faccio sbagli in continuazione, ne ho fatti tanti prima, ne farò ancora tanti ora, e non mi sentivo degna. E poi tutto insieme mi è venuta gente che mi cercava, ma senza sapere, ma senza sapere. Io ho cercato nel mio piccolo di fare tutto il possibile e lo faccio con tanto amore e l'ho fatto sempre e lo continuerò a fare perché è una promessa che io ho fatto. Perché quando si fanno queste promesse qui, quando si fanno questi viaggi qui, ti cambia la vita completamente, ti cambia il modo di pensare, il modo di vivere, tutto, tutto. Io a un certo punto avevo il mio lavoro, mi piaceva, guadagnavo bene e a un certo punto no, ho detto basta, basta perché mi dicevano che non dovevo farlo più perché era un lavoro pesante e poi avevo la famiglia, però l'ho fatto per tanti anni, poi hanno cominciato a dire basta, basta, non farlo più, finiscila. E avevo problemi economici, mi hanno detto. Smetti di lavorare, in qualche maniera fai. E difatti ce l'ho fatta lo stesso. E ho lasciato il lavoro per dedicarmi a questo volontariato, perché è volontariato. Io non ho mai chiesto soldi. Però vado avanti lo stesso. E per me questa è tanta gioia. Flaviana, è vero anche questo, perché ci sono persone cattive che fanno del male a altra gente. Nell'altra dimensione queste cose non succedono, perché non c'è cattiveria. Rivolgiti a un sacerdote e ti potrà aiutare. Allora, signora Francesca, ha ragione, però cosa ci va a fare al cimitero? Al cimitero non c'è niente, al cimitero c'è una cassa con dentro un vestito e basta.
figliolo non è lì, il suo figliolo è nella luce. Signora, lo pensi nella luce? Gli mandi tanti abbracci, gli mandi tanti baci, ma non pianga, perché lo fa star male, perché era talmente tanto, tanto bravo che è dovuto andare via da questo mondo cattivo. No, guarda, c'ho tanti difetti anch'io, sai. Io non so come si possa fare, però volendo si fa tutto. Io cerco di aiutare il mio prossimo più che posso e sono felice quando posso avere dei risultati, ma vuol dire che proprio qualcuno aiuta me per fare queste cose. Perché io ce la sto mettendo tutta, eh. Sì, basta che siano preghiere fatte col cuore e poi vanno sempre bene. Certo, no, non importa dire le preghiere a pappagallo, basta che io ti dico quello che faccio io. Io nel cuore voglio che stiano tutti bene. Sì, dico anche le preghiere, però il mio pensiero va a tutti. E ricorda che non bisogna pregare per noi, ma bisogna pregare per gli altri. Perché magari qualcun altro prega per noi. Allora, io prego per i delinquenti che si pentano, per gli assassini che non ci prega nessuno per un assassino, eh? Però, se te preghi per loro, poi qualcuno pregherà per te. Prega che tutti stiano bene, prega che i bimbi abbiano tutti da mangiare. Perché io penso tanto a questi bambini. Ho sentito che in Italia ci sono 1,5 milioni di bambini alla povertà assoluta. E questa cosa a me mi stringe il cuore, perché io non ho la possibilità di aiutarli. Però se mi suonano al campanello, io li faccio venire su, gli do da mangiare, quello che c'ho. Però l'aiuto e sentire che in Italia, che eravamo una nazione che si stava benino, sentire queste cose qui, ragazzi, a me mi hanno fatto male, perché qui è un lavorone. Sì, è giusto, però Lina, lo fai per te, non lo fai per la persona che non c'è più, perché non c'è lì la persona. Lì ci sono i vestiti, ci sono le ossa, ma l'anima non c'è, hai capito? Sono anche una medium, sì. Aspetta, non lo vedo. Purtroppo anche a me, sai, mi hanno fatto tornare indietro, Vittoria. Perché io sono entrata nel tunnel, sono arrivata in cima alla luce. E avevo scavalcato a metà questa cosa. Però mi hanno tirato per un piede, ci sono rimasta tanto male quando sono. Mi sono ritrovata di qua un'altra volta. Sai, a me mi è successo tanti tanti anni fa, avevo i bambini piccini, il piccolo aveva 5 anni e la grande 10. E lo sapevo io che li lasciavo di qua, però io di là stavo troppo bene.
E quando mi sono ritrovata svegliata nel letto in quell'ospedale, no, sono rimasta male, ma proprio male, male, male. Probabilmente viene direttamente a te questo messaggio. Credere. Scusa. Ora non si può fare la comunione, no, non ci si può confessare, peccato perché io non è che vado spesso in chiesa, eh? Io ci vado quando mi sento chiamata, quando mi sento chiamata devo andare. E il fatto che bisogna fare tutte queste cose col distanziamento, senza comunione, non c'è l'acqua santa in chiesa. Meno male che io ce n'avevo una tanichina che mi aveva portato una cugina da Lourdes. Ah, e voglio dire anche un'altra cosa. L'acqua benedetta non svanisce mai. Allora, se ne avete un pochino in casa, un pochino in una bottiglietta, allora aggiungete acqua normale e quella rimane sempre benedetta e dura tutta la vita e non va male. E se ogni tanto per sentirvi più in pace con voi stesse, ne volete bere qualche goccia, ma proprio una goccia o due. La mettete in un bicchiere con un po' d'acqua. Quando siete magari molto nervose, molto stanche, o magari anche che siete arrabbiate, o perché qualcuno vi ha fatto arrabbiare forte. Beh, se mettete una o due gocce in un bicchiere d'acqua, vi sentite subito tranquille. E questa è una cosa che io ogni tanto faccio, lo faccio per me e lo faccio anche per chi è nervoso e si calmano subito. E ricordatevi che non svanisce mai l'acqua. Non mi conosci, ora mi hai conosciuto. Ecco, pensieri negativi. No, non li devi fare. Pensa, devi sempre pensare positivo. Bevi un goccellino d'acqua, va. Che vedrai che vedi le cose. Vedi il bicchiere mezzo pieno, non lo vedi più vuoto o mezzo vuoto. Dille che il suo babbo è andato via perché era una persona tanto buona e il Signore l'aveva voluto con sé. Grazie, grazie Elena, grazie della tua testimonianza, mi fa piacere che
Io non chiedo niente, però mi fa piacere avere questi riconoscimenti per dimostrare anche agli altri che quello che faccio lo faccio veramente col cuore. Ma che consigli ti devo dare, Maria? A CP che ci vede anche pochino. Altra domanda? Se arrivano messaggi, qualcuno può testimoniare che io domani e domani l'altro, io rispondo con calma, rispondo a tutti. Perché stasera sono talmente tanti che scappano perché poi con questo computer io non leggo i messaggi, allora ho qui accanto anche il telefonino, però corre talmente veloce che vedo un messaggio sì e 10 no. Allora poi io con calma li riguardo tutti e poi rispondo a tutti. Aspetta, Bianca. Fabrizio, senti, io nel tunnel ci sono stata. Non so se hai visto la testimonianza che ho dato a Canale 2000, la TV Vaticana. Sono venuti a casa, hanno fatto l'intervista. Poi questa intervista l'hanno fatta vedere a un psichiatra francese, una persona molto, molto rinomata, io non mi ricordo il nome, Jovet, una cosa così. E ha detto, puoi guardarla perché su YouTube e dice che questa la testimonianza mia, come quella di tanti altri, per carità, però lui ha visto la testimonianza mia e l'ha ritenuta vera per tanti modi da come io ho detto, ho fatto, perché io ci sono stata di là. E continuerò a dirlo. E sono stata offesa perché sono stata invitata a tante trasmissioni, sono stata offesa, derisa, me ne hanno fatte di tutte, guarda. Però io continuo a dirlo, io ci sono stata. Ora più che mai ne sono convinta, perché ho sentito tante altre persone. Quando l'ho detto io ho cominciato a parlare 30 anni fa, dopo anni che ero stata zitta, 30 anni fa, e non ci credevano, cioè erano cose quasi assurde. Ora invece, ora ne parlano tutti, perché forse perché la gente non ha più paura a dire queste cose. Francesca. Lo senti il profumo del tuo bimbo ogni tanto in casa? Perché dovresti sentirlo, eh? Tiziana, io degli animali non lo so. Non lo so perché non è che abbiano un buonissimo rapporto con gli animali, ti dico la verità. Io penso più ai cristiani, non gli faccio del male, non, per l'amor di Dio se do da mangiare, cioè abbiamo anche noi gli animali, però io non,
Ecco, gli animali non ci penso. Può essere. Grazie Roberta, ci conosciamo Roberta? Perché sai, ho conosciuto talmente tante persone che non me le posso ricordare tutte. Ho detto io, in casa mia vengono tutti, cioè sono una persona semplicissima. Sto in campagna, in una casa di campagna, però quello che ho lo offro volentieri. 7 anni fa. Troppo lunga, bisogna che poi la lega con calma. Roberta, non mi ricordo però. Sei Roberta che mi ha portato la candela? Che io sono, ho una collezione immensa di candele. In questa dimensione qui, in questo mondo qui c'è tanta gente cattiva, ma nell'altra dimensione no, eh? Maria Giovanna, buonasera. Qualche domandina ancora? Ciao Antonella. No, una mistica no. No, 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 quelle sono persone troppo in alto, io no, io sono più semplicione, loro hanno avuto dei doni incredibili e poi io non credo nemmeno di poter sopportare un dolore come aveva la signora Santuzza o Padre Pio, no, 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 io non sono, assolutamente no. Ecco Roberta, grazie, grazie ancora. Buonasera Rosalba, Alessia, siete tanti, eh? Fabrizio, quando si fa un viaggio così ti cambia proprio la vita, ti cambia il modo di pensare, ti cambia il modo di vivere e ti dà noia, guarda, te lo dico proprio sincera, a me dà noia, le persone negative, ma negative, le persone che la pensano, che vedono tutto il nero, ecco, a me no, non, che non danno un, come si può dire, una, aiutami a pensare, non riescono a trovare il lato positivo di una cosa, ma devono vedere solo le cose negative. A me questa cosa mi fa una rabbia, proprio per Dio, ma perché non?
devi vedere sempre il lato negativo e mai le cose belle. Ma perché devi pensare che una persona sia cattiva quando invece posso essere io cattiva? O posso essere io che non capisco? Può essere che questa persona non si sappia spiegare perché non è capace di farla. Ma perché bisogna vedere solo le cose brutte? Guardiamo anche le cose belle. Maria Giovanna, da quanto l'hai perso? Perché stanno in questa dimensione poco. Però prima di potersi poi mettere in contatto con questa dimensione qui ci vuole un pochino di tempo prima che si rendano conto. Guarda, io ti ho detto che ti aiuterò come posso, volentieri. Gabriella, mi dispiace. Aveva il Covid tuo fratello. Io l'altra settimana ho perso un cugino. E mi è dispiaciuto tanto e non poter andare a salutarlo, ma qui non era ancora in zona rossa, invece dove lui sì, e ora è zona rossa anche qui, sicché non ci si può muovere, ma comunque sono già nell'altra dimensione, sono già tutti andati via. Ogni tanto bevi un pochino d'acqua, Mimmi. Acqua benedetta. L'autoipnosi, non lo so. L'ipnosi, sì, se fatta da un medico, sì, penso che possa aiutare tanto. Autoipnosi, non vorrei che fosse una cosa un po' pericolosa. Perché è un infarto morto. Perché poi riuscirai a svegliarti? Mariella, è quello che devono vedere il male in tutte le persone, in tutte le cose che fanno e non guardano mai. Sai cosa dico io? Ma un po' di polvere in casa, non ve la levate mai. E in tutte le case c'è la polvere. Ciao Rita! Che bello sapere che ci sei anche te. Rossella. Qualche domanda ancora? Speriamo che mi lasciano un messaggio, però Sandra, prova con la candela, magari te lo danno direttamente anche a te. È finita la batteria? Perché non so neanche io. Signore, si sta spingendo il telefonino perché non c'è più batteria. Bello che l'hai sentito subito, Tiziana. Sei fortunata. Allora,
Io vi do la buonanotte, vi saluto tutti. Abbiamo appuntamento, se volete, il 4 di dicembre. Sempre alla solita ora, sempre le solite cose. E volevo mandare un saluto grande a Enrico. E appena sai qualcosa, fammi sapere. E ciao a tutti e buonanotte, perché vi saluto prima io, prima che si spenga il computer e non ho la possibilità di salutarvi tutti. Buonanotte a tutti.